Con furore qui per noi Ciro Buono, una nuova esperienza per te, la prima volta a Benevento? Assolutamente sì, sono qui in questa manifestazione organizzata benissimo, a parer mio, in quanto padrino, no? Insomma, della serata. Ho avuto il piacere comunque di conoscere l'organizzatore Francesco Lidonni, che ha fatto veramente un grande sforzo insieme a Sonia Barbieri per organizzare insomma questo evento, che è importantissimo tra l'altro per i ragazzi, per i giovani, perché non dimentichiamo che comunque è un palcoscenico per la visibilità ai giovani. Assolutamente, non si vince nulla, ma è semplicemente per portare la propria arte sul palcoscenico, quindi per divertirsi e far divertire, oltre comunque un'esperienza. Allora, a partire da Sonia, questa sera sarai circondato da tante bellezze beneventane, come ti senti? Questo è un po' un problema, perché c'è la mia ragazza con me, quindi devono stare un po' alla larga, mi sa, questa sera. Però no, vabbè, a parte gli scherzi, cioè, mi fa piacere prima di tutto, ho detto, vedere comunque i giovani con tanta vivacità mettersi sul palco, poi insomma il resto lo vedremo. Sei giovane anche tu, Ciro, che cosa vuoi dire per l'appunto a questi ragazzi che si vanno ad apprestare, perché per alcuni questa sera è la prima volta? Che cosa vuoi dire loro, che cosa gli diresti per invogliarli a non avere paura del palcoscenico? Ma il problema è che è la prima volta anche per chi già l'ha fatto tante volte, cioè ogni volta che si sale su un palcoscenico è sempre una cosa nuova. Anche io, insomma, io sono già insomma quasi 15 anni che calco già il palcoscenico, ed è sempre un'emozione nuova. Ai ragazzi non ho che da dirgli: divertitevi, la prima cosa è divertirsi. Con calma però, perché altrimenti se si perdono le staffe poi si esce un po' fuori così. Padrino della manifestazione, una grande responsabilità. Ammazza, eh sì, sono molto contento, perché vuol dire che un po' le mie esperienze hanno fruttato qualcosina. Per Francesco soprattutto, che conosco molto bene, sono anche una sorta di fratellone, diciamo così, quindi per me è un onore, principalmente per lui. Sono veramente felice che abbia organizzato una cosa del genere. Una chicca del tuo spettacolo la possiamo avere in anteprima, di quello che dirai o di quello che farai? Ma dirò, io non mi esibirò, perché ho voluto veramente lasciare lo spazio ai ragazzi, perché è per loro, per i beneventani, per Benevento. Principalmente si parlerà un po' di me, un po' così della mia carriera, perché comunque sono anche io agli inizi, nonostante sono stato un po' di tempo. Non si finisce mai di imparare. No, ci sarà qualche video delle cose che ho fatto, insomma, e parleremo e premierò un gruppo di ragazzi molto giovani che si stanno affacciando adesso, insomma, nella piccola televisione, no? Anche se, insomma, una televisione ancora locale, come Ipini Production. Li premierò per la buona volontà, sperando che anche loro crescano. Ecco. Dimostri così che l'umiltà è sempre la prima cosa, anche in questo mestiere. Assolutamente, assolutamente. Grazie, in bocca al lupo. Bocca al lupo a voi, grazie a voi, buona serata.